Bentrovati alla nostra rassegna ambientale per questa edizione estiva dedicata alle plastiche e alle microplastiche. Cosa sono queste microplastiche? Si tratta di particelle talmente piccole da risultare spesso invisibili all'occhio umano. Si trovano nei nostri indumenti, nei prodotti cosmetici e possono provenire da tanti processi di origine industriale. Pensate, hanno dimensioni tra i 5 e gli 0,33 mm. Attraverso liquidi e cibo che inglobiamo, in media circa 2000 microframmenti di plastica alla settimana per un totale di 21 grammi ogni mese, ovvero 250 grammi all'anno. La maggior parte di queste particelle proviene dall'acqua in bottiglia o del rubinetto. Quelle più diffuse nell'ambiente possono derivare dalla decomposizione dei rifiuti in plastica dispersi negli oceani per azione della luce ultravioletta e della abrasione fisica. Oppure, come abbiamo detto tante volte, possono derivare direttamente dall'attività umana. Gli effetti delle microplastiche sulla salute umana non sono noti, ma una cosa è certa: una volta entrati nell'organismo non possono essere rimosse. L'unico modo per ridurre e limitare ovviamente l'inquinamento della plastica sin dall'origine. Per avere un'idea più chiara, ogni settimana, pensate, ingoiamo senza saperlo l'equivalente di una carta di credito. Così come spiega Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Sono più veloci le notizie di disastro ambientale che la plastica sta praticando che il buon esempio e le buone virtù. Le ultime notizie sono che un'isola di plastica vicino all'isola d'Elba è ormai viva e operante nel Mediterraneo, nei pressi di quello che è chiamato il santuario dei crostacei, quindi una seria minaccia per l'ecosistema. E l'altra notizia è che l'Università di Sydney ha messo in circolazione una sua analisi per cui ognuno sul pianeta in una settimana riesce a mangiare una quantità di microplastiche equivalente a una carta di credito. Ecco, questa è una carta di credito. Pensate che ne mangiamo una a settimana. È ora di finirla, che questa plastica buttata via diventi veleno per tutti noi. La Federdistribuzione, l'associazione che raccoglie le maggiori insegne della grande distribuzione, ha deciso di anticipare l'obbligo dell'Unione Europea della messa al bando delle stoviglie usa e getta prevista entro il 2021. Dai primi di luglio, infatti, accanto ai prodotti in plastica monouso sono presenti anche quelli in materiale riciclabile e compostabile, mentre entro il termine massimo del 30 giugno 2020 tutte le stoviglie monouso usciranno definitivamente dai nostri scaffali. Attraverso questa iniziativa, che punta a ridurre sensibilmente l'utilizzo di plastica monouso nel nostro paese, intendiamo anche avviare un percorso di coinvolgimento di tutta la filiera affinché ci si pongano obiettivi ambiziosi di salvaguardia dell'ambiente e un ruolo attivo appunto all'interno di soluzioni orientate allo sviluppo sostenibile. Questo è quello che spiega il presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara. Nel frattempo, grazie al progetto Plastic Free, nato in collaborazione con Legambiente, nei negozi biologici Natura Sì, riso, cereali, legumi, semi e frutta secca non saranno più disponibili nelle loro confezioni tradizionali che trovate sugli scaffali, ma al loro posto ci saranno erogatori per lo sfuso. Vediamo insieme l'intervista al presidente di Ecor Natura Sì, Fabio Brescacin. Ma abbiamo inserito dei prodotti sfusi con dei dispenser, quindi le persone possono usare i nostri sacchetti di cotone bio e quindi uno prende il sacchetto e si prende lo sfuso. Intanto il primo vantaggio è che prende quello che vuole e quindi non è vincolato dalla quantità, quindi questo può consentire anche forse un minor spreco alimentare, perché effettivamente a volte il sacchetto completo può, oltre ad avere l'imballo naturalmente e l'imballo che viene sprecato, può essere magari eccessivo per una famiglia o per una persona che vive da sola, eccetera eccetera. Quindi uno viene qua, si prende lo sfuso e lo paga la cassa. E costa meno rispetto al prodotto con l'imballo, perché non c'è l'imballo, non c'è il lavoro di imballo, costa anche un po' meno di trasporto per noi, quindi riesce anche ad avere in qualche modo un prezzo più accessibile. Quella scelta forse un po' coraggiosa che abbiamo fatto è quella che il prodotto, se è qua, se è sfuso, non è presente nello scaffale, quindi costringiamo un pochettino tra virgolette i nostri clienti, i nostri consumatori a prendere lo sfuso,
ma ci sembra che sia anche un atto amorevole e gentile, e non sia speriamo che non sia una grande forzatura. Questo è il tema, quindi ridurre lo spreco, ridurre la plastica e anche magari innestare un percorso culturale, perché effettivamente tutto questo serve un po' a risvegliare un po' le coscienze. Guardia Costiera e Ministero dell'Ambiente insieme per la tutela del mare, una collaborazione per promuovere una serie di attività e porre i riflettori sui temi del mare e su quanto lo Stato fa per tutelarlo. Insieme alla RAI, la Guardia Costiera ha realizzato uno spot televisivo proprio con l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza della lotta alla dispersione delle microplastiche in mare e sulle conseguenze dannose che la plastica produce per le nostre coste, i nostri mari, ovviamente anche per la nostra salute. Tra le attività promosse anche l'operazione Reti Fantasma, mirata proprio al recupero delle reti da pesca, quelle abbandonate sul fondo del mare in aree di particolare pregio ambientale, che incidono sul processo di cambiamento dei fenomeni naturali e che rappresentano un rischio per la sopravvivenza della flora marina, ma anche per la sicurezza dei subacquei. Oltre la metà dei rifiuti raggiungono la specie perché non vengono gestiti in maniera corretta a terra. La cattiva gestione dei rifiuti a monte è infatti la causa principale del continuo afflusso di rifiuti in mare. Ma non è la sola, anche i rifiuti abbandonati direttamente sulle spiagge o quelli che provengono direttamente dagli scarichi non depurati, anche dalla cattiva abitudine di utilizzare i servizi igienici come una pattumiera. L'indagine Beach Litter 2018 di Legambiente ha pensato monitorato 78 spiagge con più di 48.000 rifiuti rinvenuti in un'area complessiva pari a circa 60 campi di calcio e una media di 620 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Quello che si trova sulle spiagge italiane è soprattutto plastica, pensate l'80%, ma vediamo insieme la top 10 dei rifiuti più trovati sempre in base all'indagine di Legambiente. Ai primi posti ci sono i pezzi di plastica e polistirolo, ma anche tappi e coperchi di bevande. Se ne trovano uno per ogni metro di spiaggia. Mozziconi di sigarette, pensate, è stato trovato l'equivalente di 359 pacchetti di sigarette in 9 km. Cotton fioc, il 7,4% di tutti i rifiuti monitorati, e anche materiale da costruzione, con oltre 4.000 rifiuti legati a sversamenti illegali in piena spiaggia. Non manca ovviamente anche l'usa e getta di plastico, che se disperso nell'ambiente rappresenta uno dei principali, ovviamente, nemici del nostro mare. Ogni 100 metri di spiaggia si trovano infatti 34 stoviglie tra piatti, bicchieri, posate e cannucce. Ma vediamo insieme anche un'immagine, un grafico che evidenzia come il packaging, parliamo quindi degli imballaggi in plastica, rappresenta il 29% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge. Un'altra percentuale da considerare, poi vedremo meglio dopo, è quella del 10% di rifiuti che riguardano appunto rifiuti da fumo. Oltre 40 spiagge quest'estate hanno scelto di schierarsi sotto l'etichetta Plastic Free contro appunto gli oggetti in plastica monouso. Vediamo insieme la mappa. Il vero boom arriva dalla Sicilia, l'isola conta 16 spiagge, seguono poi la Toscana e la Campania. È la prima regione che ha scelto di vietare la plastica in tutti gli stabilimenti balneari a partire appunto da quest'anno è stata la Puglia. Tra le singole località che per prime hanno vietato la plastica c'è Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche, con un'ordinanza che non riguarda soltanto gli stabilimenti balneari, ma tutte le attività commerciali ricadenti nel territorio comunale. E parliamo un attimo delle cannucce tra rifiuti anche più ritrovati all'interno dell'indagine di Legambiente. Se facciamo un breve calcolo di quanto tempo le utilizziamo, all'incirca 20 minuti, e quanto invece ci vuole per smaltirle, parliamo di 500 anni. Capiremo quindi che possiamo farne decisamente a meno, soprattutto perché si tratta di plastiche monouso non riciclabili. Pensate che gli Stati Uniti consumano 500 milioni di cannucce usa e getta ogni giorno. Quindi rappresentano uno dei maggiori simboli della cultura usa e getta. La maggior parte sono fatte di polipropilene, che è plastica di bassa qualità, quella che viene anche utilizzata per contenitori di yogurt e vaschette per altri prodotti alimentari. Ci sono appunto delle soluzioni alternative proprio per ridurre l'impiego delle cannucce, da quelle di utilizzarle più all'interno dei drink e dei cocktail, a trovare delle valide alternative in altri tipi di cannucce come fatte di bambù o di acciaio e di vetro. Quindi alternative possibili ci sono, proprio perché i tempi appunto di biodegradabilità di queste cannucce sono davvero elevati.
E torna attiva anche quest'estate il servizio di Plastic Radar di Greenpeace. Attraverso un numero WhatsApp sarà possibile segnalare la presenza di plastica sulle spiagge, sui fondali o plastica che galleggia sulla superficie del mare. Segnalarle sarà semplice, basterà mandare una foto in cui si vede l'oggetto, la marca dell'azienda produttrice e condividerne la posizione. Il servizio Plastic Radar è stato lanciato a giugno del 2018 proprio con l'idea di mappare la tipologia di rifiuti trovati in ambienti aperti. Vediamo alcuni dati che sono stati raccolti da Plastic Radar 2018, più di 3.200 da nord a sud gli utenti che hanno partecipato, quasi 6.800 segnalazioni valide ricevute e di queste ultime appunto il 91% ha riguardato rifiuti in plastica usa e getta, in gran parte bottiglie per l'acqua minerale e bevande. L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha fornito anche delle immagini che sono state raccolte nel Mar Tirreno durante la spedizione di ricerche e documentazioni su rifiuti plastici presenti in quell'area e sono stati utilizzati per realizzare il nuovo videoclip di Dolce Nera per la canzone Amare Mare, un inno in difesa del mare. Vediamolo insieme. Tra milioni e milioni di buste, piattine, le sighe e cannucce, metà del pianeta di plastica. Un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, e anche colpa mia è evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te. Amare il mare, amare il mare, amare te. Ama, ma si fosse si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te. Amare il mare, amare il mare, amare te. Ama, ma si fosse mi. Comprare serve spazio mentale per avere morale, un Photoshop alla madre terra, ricordi like al pianeta terra. Milioni e milioni di buste, bottiglie, piattini e cosucce, metà del pianeta di plastica. Un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, che è stata colpa mia evidente. E oltre alle spiagge plastic free, quest'estate più di 20 spiagge italiane appunto hanno attivato il divieto di fumare. La misura è stata introdotta proprio per evitare che migliaia di mozziconi restino sulla spiaggia o finiscono in mare. Stiamo vedendo insieme la mappa. Le ordinanze adottate dai diversi sindaci italiani vietano il fumo di sigaretta fino a 10 metri dalla battigia e il divieto è valido sia negli stabilimenti attrezzati sia nelle spiagge libere. Per i trasgressori che verranno sorpresi a fumare in spiaggia toccheranno multe che vanno dai 25 ai 500 euro a seconda del comune di riferimento. Per evitare appunto di perdere clienti, alcuni stabilimenti sono attrezzati creando delle aree apposite per i fumatori e Bibione è stato il primo Lido, la prima spiaggia smoke free in Italia che già da qualche anno attua politiche contro il tabagismo lungo appunto il litorale tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E vediamo anche insieme la foto che è diventata proprio il simbolo dell'inquinamento sulle spiagge e della poca cura e rispetto per l'ambiente da parte dell'uomo. Se fumate non buttate a terra i mozziconi, questo è quello che si legge nella didascalia dello scatto postato sui social da una volontaria di un'associazione che si occupa proprio della tutela dei volatili. È tempo di ripulire le nostre spiagge, di smetterla di trattarle come un grande posacenere. E parliamo invece proprio degli animali appunto come principali vittime della plastica. Mediamente in Italia si spiaggiano 2-3 capodogli all'anno, ma a metà del 2019 sono state rinvenute, pensate già, 8-9 carcasse, molte delle quali individuate nelle ultime settimane concentrate proprio lungo le coste siciliane. Nella maggior parte dei casi si tratta di esemplari molto giovani, lunghi 5-7 metri. Il WWF ha riportato che ogni minuto finisce nel Mar Mediterraneo l'equivalente in plastica di 34.000 bottigliette, numeri appunto inaccettabili che mettono seriamente a repentaglio la sopravvivenza di questi cetacei, ma anche di tartarughe marine, di uccelli e altri animali. E proprio questo video che vediamo insieme è di una tartaruga marina liberata dall'equipaggio di goletta verde di Legambiente, era finita in una rete al largo del Gargano e al centro di recupero di Manfredonia avevano scoperto
scoperto che stava male perché aveva ingerito troppa plastica. Solitamente le tartarughe della specie Caretta Caretta, che sono a rischio di estinzione, depongono le uova a notte fonda nei periodi più caldi dell'estate. Purtroppo molte di queste appunto muoiono per aver ingerito gli ami dei pescatori o restano soffocati da sacchetti di plastica che scambiano per meduse, quindi il cibo di cui appunto loro si nutrono. E nell'arco della stagione estiva sono state ritrovate e continuano a ritrovarsi decine di carcasse di questi esemplari protetti proprio a causa dell'inquinamento dei nostri mari. E ogni anno sono infatti 10 milioni di tonnellate di plastica a finire nell'oceano. Vi ricordiamo che il cambiamento può partire proprio da noi, altrimenti nel 2050 ci sarà più plastica che pesci nei nostri mari. E non serve essere svedesi e farsi le trecce per salvare il mondo. Iniziate guardando questo video. Il messaggio del gruppo di comici napoletani, The Jekyll, nel video con cui appunto vi lascio cose che non sapevi sul riciclo. Vi auguro una buona estate nel rispetto dell'ambiente e del mare. Plastiche nel mare ed emissioni di CO2. Le stagioni erano 4, adesso sono 2. Io sarò deserto ma continuerò ad esistere. Voi alla vostra fine non farete altro che assistere. Sarà presto estinta se non provi a riciclare ogni forma di organismo pluricellulare. Io sono un organismo pluricellulare. Esatto, piccolo Matteo, siamo tutti organismi pluricellulari. Dai, capiamo tutti finché abbiamo ancora tempo. È il nostro solo modo per dare il buon esempio. Ricicliamo insieme e poi salviamo la terra prima di bruciare con l'effetto serra! Ciao bambini! Bacetti ultravioletti! Sapevi che quando butti una bottiglia di plastica PET non va pallottolata ma appiattita per lungo? Il PET infatti è un materiale che può essere riciclato all'infinito. Non va a pallottolata come facevo io. Così. Pensa che questa è una cosa zero. Ci vorrebbe un esperto di cose che spieghi questa. L'essere umano ha progettato dei metodi di recupero dei materiali grazie ad impianti che li distinguono e li preparano a ricevere una nuova vita. La plastica PET, ad esempio, può essere riciclata all'infinito. Se riciclassimo la plastica già esistente, non sarebbe necessario produrne di nuova. Per questo è importante riciclare correttamente. Le bottiglie di plastica vanno appiattite in maniera longitudinale. In questo modo è più semplice per i sensori dei macchinari di riciclo individuare le varie componenti della plastica. Siamo di fronte ad una dimostrazione esemplare di ingegno umano, di come l'uomo sia riuscito a fornire degli strumenti per porre le basi di un futuro migliore, ma non sia tuttavia ancora riuscito a risolvere questo! Ah! Che paura ogni volta! Ste bottiglie che scoppiano all'improvviso di notte! Ma perché poi puntualmente quando io mi sveglio? L'altra volta se io poi di notte che sento sta cosa mi viene la paura, penso che è entrato qualcuno in casa, vado a vedere, è la bottiglia! Sento che una parte di me in questo momento sta urlando. Che cosa abbiamo imparato fino ad ora? La Terra è il pianeta dove, indovinate chi ci abita? Noi, quindi se lo distruggiamo, indovinate chi muore? Noi. Ragazzi, l'importante è parlarne, perché adesso non abbiamo più scuse. E ci sta che uno magari non sa una cosa e in quel caso non la fa perché è ignorante. Però nel momento in cui te le spiegano e fai finta di non saperle, non sei ignorante. Si strunzo.